Ciao da Filippo Giannini di Trading Facile, ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con la video analisi sui principali mercati e le strategie dei nostri trading system. Oggi mercoledì 26 aprile 2023, focus di oggi sul DAX. Al solito, prima di iniziare, io vi ricordo di seguirci sui nostri principali canali social, quindi l'invito è quello di iscrivervi al nostro canale YouTube, pagina Facebook e canale Telegram in maniera tale da rimanere aggiornati su tutte le nostre iniziative, inclusi i webinar gratuiti. Il prossimo evento è programmato per l'8 maggio alle ore 20:45. Parleremo di modelli di trading moderni e strategie non convenzionali, quindi diciamo ecco un approccio nuovo per seguire appunto quello che è quelle che sono le logiche attuali che si sviluppano sui mercati. Quindi mi raccomando, il link lo trovate qui o sotto la descrizione di questo video oppure cliccando qui sotto agli eventi della settimana, sempre sul nostro sito. Bene, come detto, tema di oggi il DAX, quindi analizziamo insieme il quadro tecnico ed operativo, quadro tecnico che ha subito un leggero deterioramento nel corso delle ultime sessioni per quanto riguarda appunto il principale benchmark tedesco. Già segnalavamo nell'analisi del 20 aprile scorso, che trovate sul blog, di quanto appunto fosse rischioso, nonostante il mercato stazionava sui massimi, di quanto fosse rischioso imbastire un'operatività long dai livelli attuali, proprio perché ci preoccupava questa volatilità in continua diminuzione, e quindi questo in genere solitamente insomma ecco è preludio ad una correzione. Sotto questo punto di vista, cosa c'è da registrare in questo momento per quanto riguarda il DAX? Ci spostiamo su un time frame a 30 minuti. Lo vedete qui appunto l'andamento dei massimi e minimi di swing modellato con uno zig settato all'1% appunto di escursione come range appunto tra massimi e minimi di swing, e vedete che il mercato questa mattina ha completato un modello di distribuzione a doppio massimo decrescente. Peraltro qui se dovremmo appunto andare ad analizzare anche l'andamento intraday, qui vedete che già il mercato nella giornata di ieri aveva completato un modello diciamo minore, sempre di distribuzione, sempre a doppio massimo decrescente, e quindi qui già da ieri c'erano le avvisaglie appunto di una correzione in atto. Quindi in questo momento il mercato, come detto, ha dato indicazione appunto di voler un attimino mollare la presa con la corsa al rialzo, quindi attenzione. Tra l'altro registriamo una volatilità implicita VSTOXX indeciso aumento, anche qui ci eravamo lasciati con questo gap aperto dopo la scadenza del rollover sul nuovo contratto future del VSTOXX, però appunto dopo qualche sessione di lateralità vedete che ieri abbiamo visto questa candela di decisa accelerazione al rialzo, e quindi solitamente appunto queste candele anticipano una correzione sull'azionario, in questo caso su DAX ed Eurostoxx. Quindi in questo momento appunto abbiamo visto un break dei minimi a 5 giorni, e quindi secondo me c'è possibilità che il mercato vada in questo momento a correggere ulteriormente. Poi vedremo se già dalla sessione odierna appunto vedremo il mercato tornare su questi minimi, oppure cosa che potrebbe tranquillamente accadere, ovvero che il mercato oggi vada a recuperare magari ecco livelli vicini ai 15.950-15.975, e quindi recuperare in parte oggi le perdite per poi insomma ecco continuare però già dalla giornata di domani con un magari ecco un setup di debolezza che cercheremo in apertura di sessione. Però questo ecco senza anticipare nulla e diciamo ecco monitorando chiaramente quello che succederà nella sessione odierna. Io quello che mi aspetto è che se anche oggi il mercato dovesse andare a recuperare i livelli di apertura e chiudere come detto in area 15.900-15.950, comunque io non mi aspetto una mossa sopra ai 16.025, mossa che andrebbe ad invalidare praticamente e totalmente questo setup appunto ribassista che comunque
va detto, è un setup ribassista di breve, non parliamo qui di una correzione, diciamo, ecco, o meglio, di un'inversione del trend primario, quanto piuttosto di una correzione di breve, che se andiamo a vedere, insomma, e la contestualizziamo all'interno di questo trend long che è partito appunto dal 20 marzo scorso, una correzione che tutto sommato ci sta e anche un po' serve un attimino anche per scaricare questo ipercomprato di breve appunto delle ultime sessioni. Quindi detto questo, non mi aspetto di vedere il mercato da qui alla chiusura di ottava sopra quota 16.024. Oggi secondo me il mercato potrebbe appunto sperimentare comunque un'inversione e chiudere, come detto, sui livelli di apertura, però da domani comunque sia cercheremo, a mio avviso, saranno da ricercare dei setup short per quanto riguarda l'operatività intraday. Quali sono gli obiettivi di questa correzione appunto al ribasso? Beh, qui se andiamo a proiettare la distanza che c'è tra il massimo di questo modello a doppio massimo decrescente e il punto di rottura, abbiamo un obiettivo di prezzo che si trova tra l'altro in coincidenza di un supporto statico importante come quota 16.050, grosso modo, area 16.050, 15.650, 15.625, quindi questo secondo me è il target da ricercare. Se poi qui dovessimo appunto osservare una continuazione della pressione ribassista, allora ragioneremo su un multiplo in termini di volatilità rispetto a quella che è la proiezione del primo target, e quindi avremo un secondo obiettivo in area 15.400 punti, anche qui livello molto vicino al supporto statico a 15.450 punti, e qui secondo me, diciamo, ecco, è un ottimo livello dove andare a ricercare eventualmente nuovi punti di ingresso per quanto riguarda appunto la ripresa del trend long, perché ricordiamo appunto il trend di fondo è ancora long. Tra l'altro un test di quota 15.450 rappresenterebbe il livello mediano tra il retracciamento del 38,2 e il 50% di Fibonacci calcolato proprio appunto su questa gamba ribassista che ha avuto inizio dal 20 marzo scorso, e quindi diciamo, ecco, anche qui abbiamo confluenza su quelli che sono i livelli di Fibonacci che il mercato tende maggiormente a rispettare, ovvero 38,2, quest'area compresa tra 38,2 e 50%. Qui tra l'altro vedete un livello un pochino più ampio sotteso da questo rettangolo in verde, quindi come detto l'area che va da 15.625 e 15.400 punti, che è l'area dove andare a ricercare a livello grafico dei pattern appunto di accumulazione, quindi anche delle evidenze dal punto di vista grafico che ci diano appunto un segnale appunto di ripresa del trend long. Come detto, i ribassi attuali sono supportati da una volatilità implicita VSTOXX in deciso aumento. Secondo me qui, per andare a cercare un segnale di rialzo per quanto riguarda l'azionario, avremo bisogno di vedere il VSTOXX tornare sotto quota 19,60 e quindi andare ad invalidare questa candela rialzista ad ampio range su grafico 4 ore. Bene, andiamo adesso a commentare alcune operazioni aperte dai trading system che abbiamo presentato nel corso dell'ultima serie appunto di webinar. Nel corso dei mesi scorsi abbiamo presentato diversi sistemi che sono fruibili da parte appunto di tutti i nostri clienti in modalità gratuita. Per qualsiasi informazione ci potete contattare a info@tradingfacile.net, e iniziamo proprio dal DAX, dalla strategia Nemesis, strategia che lavora appunto in breakout e la strategia che ha sofferto un pochino nel corso delle ultime sessioni, ma chiaramente abbiamo avuto grosse soddisfazioni da questa strategia appunto nel corso dei mesi scorsi. Qui ci sono da registrare due operazioni appunto, la prima aperta e chiusa tra il 18 e il 19 aprile in leggero appunto loss, e poi anche nella giornata di ieri dove il mercato ha sperimentato una sessione piuttosto turbolenta, andando a prendere prima appunto questo breakout dei massimi e successivamente questo break dei minimi, dove il sistema appunto ha chiuso forzatamente
la posizione. Andiamo invece adesso a vedere una strategia che sta continuando a performare molto bene, che è la strategia Poseidon sul gold. Anche qui nel corso degli ultimi giorni ben 4 posizioni aperte e chiuse in ottimo direi gain, soprattutto appunto le ultime due, quindi l'ultimo appunto operazione al ribasso aperta nella giornata del 21 aprile e l'ultimo rialzo invece aperto nella giornata di ieri e chiuso questa mattina. Quindi strategia, questa è una strategia bias che però ha anche un filtro trend following, una strategia appunto che sta ben assecondando appunto quella che è la successione di massimi e swing di questo mercato, ovvero del gold. Chiudiamo invece la panoramica con due strategie sul Dow Jones, queste sono due strategie di tipo mean reverting che però lavorano in accordo col trend di fondo. E qui quello che volevo farvi vedere è che insomma ecco questa strategia a partire dal 20 di aprile sostanzialmente ha smesso di operare. Perché? Perché abbiamo avuto un indebolimento del trend di fondo e quindi qui non andiamo in questo momento più a cercare appunto degli ingressi long sulle correzioni intraday, proprio perché le probabilità in questo momento, in virtù dell'affievolimento appunto del trend, sono appunto a nostro sfavore. Stesso discorso appunto per quest'altra strategia che lavora appunto con una logica molto simile. Qui, dopo una ottima operazione in gain aperta il 18 di aprile, il 19 aprile abbiamo chiuso l'ultima posizione in trailing stop su questo spike dopo l'apertura appunto della sessione cash di Wall Street, quindi qui è stata chiusa l'operazione in trailing stop, dopodiché la strategia non ha più operato proprio per il medesimo motivo, ovvero perché diciamo c'è in questo momento una tendenza long che è ancora in atto, ma in questa fase di mercato, in queste ultime sessioni appunto è andata ad affievolirsi. Siamo in chiusura, io vi ricordo che tutta l'operatività dei nostri trading system la trovate su www.tradingfacile.eu. Come detto, qualsiasi informazione ci potete scrivere a info@tradingfacile.net. Anche per oggi è tutto, un caro saluto da Filippo Giannini e buon trading a tutti!